Grazie a lei, consigliere Pesca. Prego, sindaco. Sì. Allora, in realtà nel DUP noi abbiamo quasi 50 pagine che parlano, diciamo, dell'idea, si chiama sezione strategica, in cui parliamo di quelle che sono le nostre idee per il futuro di questa città, quindi evidentemente. Però mi fa piacere che il consigliere sia entrato un po' a cominciare a ragionare di proposte, di cosa che può dar bene, di cosa non vuole dar bene. Da questo punto di vista mi fa piacere, insomma, da questo punto di vista, atteso che comunque non sono... di fare degli interventi politici, cioè sulla politica. Però, caro consigliere Pesca, insomma, partiamo dal concetto questione Covid. Ecco, però le invito, diciamo, a non seguire i colleghi dell'opposizione su questo tipo di atteggiamento, nel senso che lei sa bene che quel che riguarda, per esempio, il ristoro che in qualche modo possono avere le attività commerciali per effetto di danneggiamenti, non è competente l'ente locale, no? È competente, come si sa, la politica nazionale. Il governo ha fatto un decreto con la quale sta cercando di in qualche modo sostenere le attività. Già la regione si è spinta oltre, cioè ha cercato di creare un piano di sostegno regionale per questo tipo di attività, ma per quel che riguarda l'ente locale non c'è da parte nostra la possibilità reale di creare un sostegno ai commercianti. Ciononostante abbiamo cercato, come può aver visto sostanzialmente, di adeguarci a quelle che sono le indicazioni nazionali. Abbiamo cercato di fare delle azioni di sostegno alle attività commerciali, abbiamo dato i soli pubblici diciamo ad Aiosa per cercare di consentire di avere maggiori spazi per poter lavorare, cioè tutto ciò che poteva essere nostra competenza l'abbiamo fatto. Ma oggi immaginare in qualche modo di, per esempio, ridurre l'IMU del 50%, che poteva essere una proposta che in qualche modo poteva aiutare una serie di attività, e doveva creare anche una copertura finanziaria dall'altra parte. E come lei sa, i conti sono molto stretti. Cioè, per garantire il funzionamento dell'ente, per garantire i servizi che oggi noi diamo normalmente alla città, avremmo dovuto togliere cosa? Ecco, da lì poteva venire una proposta. Lei poteva dire, sindaco, facciamo una cosa, togliamo un servizio che secondo me non serve, mi dica quale di questi servizi che non servono, avremmo valutato da un punto di vista finanziario, ma noi, se lei considera la città, vede che sostanzialmente tutti i servizi che noi diamo sono quelli essenziali, non si poteva togliere un servizio per fare altro. Noi dobbiamo attendere, secondo me, noi come amministratori locali, e dobbiamo spingere, lei può farlo, che lei ha illustri referenti, come dal senatore Castiello in poi, del Movimento 5 Stelle, che hanno la possibilità di implementare nelle normative nazionali sostegno alle attività. Quindi si faccia parte diligente, cosa che dobbiamo fare anche noi come Partito Democratico, anche noi dobbiamo fare riferimento ai nostri parlamentari, perché è lì che si vanno a determinare le scelte di carattere nazionale, attesa che la pandemia è un problema mondiale, quindi non può essere risolto nel comune di Agropoli, ma deve avere una soluzione, diciamo, di carattere complessiva. Quindi accusare il sindaco di Agropoli di non aver, credo, affrontato in maniera giusta questo problema, penso sia un'accusa eccessiva. Peraltro credo che il sindaco, i suoi collaboratori, la Polizia Municipale, l'ALSA hanno fatto sistema per cercare in tutti i modi di essere vicini nella maniera più forte possibile alla propria cittadinanza, di assisterla in tutti i modi possibili. Lo stiamo facendo, credo, anche in maniera corretta. Campo Landolfi, non è vero che fa rivena soltanto ai residenti. Per esempio, tutti coloro che lavorano in questa città, professori, insegnanti che vengono qui per questo motivo, persone che lavorano qui in banca o quant'altro, anche loro hanno la possibilità, quindi, che non sono residenti, hanno la possibilità di utilizzare questa disponibilità, tra virgolette, gratuita del Campo Landolfi, perché sappiamo che 3 euro al mese è una cifra assolutamente irrisoria, no? Era un modo soltanto, in qualche modo, per consentire ed evitare che ci fossero macchine che in qualche modo si fermassero lì senza nessuna possibilità, andassero ad occupare il campo. Invece, in questo modo, il parcheggio Landolfi, con questo meccanismo di pagamento, per quanto piccolo, crea un meccanismo di rotazione che aiuta e facilita le attività commerciali. Quindi forse anche questo è corretto. Quindi alla fine voglio completare il ragionamento dicendo che il lavoro che ha fatto l'ufficio è stato egregio. Voglio ringraziare per il grande impegno il dottore Capozzolo e tutto lo staff di ufficio ragioneria,
perché non è stato facile mettere insieme, atteso tutte le problematiche, le novità normative e le questioni che riguardavano il Covid, che in qualche modo hanno spinto a cambiare una serie di scelte, quindi non è stato facile arrivare alla redazione puntuale di questo bilancio. Ringrazio il Collegio dei Revisori, che devo dire si è fatto parte diligente, perché nel lavoro di costruzione del bilancio abbiamo avuto degli interlocutori che in qualche modo, da un punto di vista tecnico, hanno anche suggerito le scelte che più potevano in qualche modo allinearsi ai dettati normativi nazionali, che sono così sempre in evoluzione ed è anche difficile interpretarle. Quindi li ringrazio perché ci hanno dato anche una mano a interpretare le nuove normative e non sbagliare quando abbiamo costruito il bilancio. Infine un ringraziamento particolare all'assessore Mutalipassi, che devo dire ha fatto un lavoro brillante, perché condurre un lavoro così impegnativo, così complicato, insomma, non è stato certo una presa da poco, quindi veramente merita il plauso per quel che ci riguarda, di tutti gli amministratori. Insomma, io credo che anche la città di Agropoli si è reso conto, insomma, che abbiamo un assessore al bilancio di grandi qualità, e quindi veramente lo voglio pubblicamente dire, perché credo merita tutta la nostra stima e il nostro rispetto. Grazie Roberto, perché veramente non è stato facile far quadrare quei conti. Sembra facile, come diceva il consigliere Pesca, avete fatto quadrare i conti, le cose vanno bene, atteso che, come l'assessore ha dimostrato, peraltro, le entrate del Comune di Agropoli sono assolutamente in linea, anzi al di sotto delle entrate dei comuni di pari grandezza e molto più basse rispetto al capoluogo. Quindi evidentemente abbiamo fatto quadrare i conti senza essere eccessivamente onerosi verso la nostra città. Quindi mi pare questo è un merito non da poco. È il caso di sottolinearlo, perché troppo spesso si sentono, insomma, accuse forse ingiustificate, e quindi è anche il momento, il caso di in qualche modo raccontare la verità, quella che normalmente deve essere in qualche modo chiarita, perché dire ad Agropoli il paese che si pagano più tasse, poi se andate a vedere non è così. Insomma, quindi vivere in questo meccanismo soltanto di strumentalizzare la realtà, come dicevo precedentemente, non è il massimo. Quindi ringrazio l'assessore, e se non ci sono ulteriori interventi possiamo passare alla votazione. Consigliere, prego. Allora, io parto dall'ultima affermazione del sindaco, che naturalmente ha elogiato l'assessore Mutalipassi. Io ho detto proprio quello, ho detto però una cosa: l'assessore Mutalipassi ha fatto quadrare i conti, ma sono conti, ma manca la politica, cioè la programmazione è un'altra cosa rispetto ai conti. Dico questo. Sindaco, io non ho mai accusato l'amministrazione comunale di non essere stata capace a gestire il discorso del Covid, non ho detto questo, ho detto soltanto un'altra cosa: una politica nel bilancio, la politica nel bilancio, proprio per l'emergenza che c'era, non poteva portare il bilancio uguale agli altri anni, doveva tener conto di questa situazione e doveva tener conto del bilancio, di somme e di come aiutare, perché solo col bilancio si fa, non con le variazioni di bilancio, e di come poter aiutare ad essere vicino alla gente per quanto riguarda il problema del Covid che ci sta attanagliando. Questo ho detto. È chiaro che poi che ci sia stato un impegno fortissimo da parte dei vigili, da parte delle forze pubbliche, da parte di tutto per a favore del Covid è un qualcosa che tutti noi possiamo e dobbiamo testimoniare. La politica, poi dico un'altra cosa, io non è che mi lascio trascinare dall'opposizione, ognuno di noi come opposizione dà un contributo a questo Consiglio Comunale, magari in maniera diverso, chi più forte, chi meno forte, però da porta... L'atteggiamento è totalmente diverso, però... questo gliel'abbiamo sempre riconosciuto, consigliere Pesca. L'approccio è totalmente diverso, per fortuna. Ognuno di noi, anche con un approccio diverso, cerca di dare un contributo fattivo, è quello che è l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda poi il richiamo al Movimento 5 Stelle, che attualmente è al governo, caro sindaco, il Movimento 5 Stelle è venuto qua con i suoi rappresentanti per poter risolvere la problematica delle alghe, della Posidonia, ed abbiamo fatto anche un incontro in tal senso. Il problema è che nulla è seguito a questo, perché io immaginavo che oggi nel bilancio c'era una posta, quantomeno anche ed eventualmente di progettazione, perché è chiaro che non poteva essere sulla fattibilità, perché sfioravamo ogni tipo di somma, ma sulla progettazione potevamo prevedere che si poteva mettere in moto questo meccanismo, perché se risolviamo i cumuli che ci stanno sulle spiagge e se risolviamo quello che è la problematica attuale delle alghe, dobbiamo risolvere un problema
che è per tutti, per tutte le persone che per tutti i cittadini di Agropoli, e possiamo fare turismo seriamente perché allarghiamo le spiagge con sabbia pulita e perché praticamente togliamo quegli accumuli e possiamo rimettere o nel mare o utilizzare come fertilizzante quella che è la posidonia. E questa è stata la progettazione, quindi il Movimento 5 Stelle c'è stata vicino. L'altra problematica che io ho sollevato, però ne ho parlato già pure con l'assessore, è quello relativo a per quanto riguarda i progetti per il reddito di cittadinanza. Bene, io per esempio nel bilancio, anche se l'assessore faceva notare che poteva essere presa comunque le somme delle politiche sociali, ma io non ho notato un'apposita voce con il quale prevedere quello che sono i costi del comune, che sono praticamente minimi, rispetto alla progettazione per il reddito di cittadinanza. Poteva essere prevista una somma tale, per quanto riguarda i pagamenti INPS, INAIL, e per quanto riguarda magari anche la dotazione che si possono dare a queste persone, poteva essere individuata tranquillamente all'interno del bilancio una voce ad hoc, quello per quanto riguarda i progetti di reddito cittadinanza. Non c'è una voce ad hoc, però c'erano delle voci di bilancio che possono contenere questo tranquillamente. Però io immaginavo la somma ad hoc perché ma non è c'è un bisogno, qualcosa di importante. Noi nel bilancio abbiamo, nelle prestazioni di servizi e quant'altro, la disponibilità economica per fare tutto. Però posso dire una cosa, allora, se andiamo a leggere nel bilancio poi, no? Ci stanno tutta una serie di discorsi delle politiche giovanili, delle case, cioè che non hanno quel costo tale da poter gestire tutto quello che può essere la politica, le politiche sociali anche da questo punto di vista. Quindi, ma lei vedrà dopo l'approvazione del bilancio come questi progetti andranno a termine. Quindi poi mi dirà se abbiamo fatto bene o fatto male dopo, quindi, perché abbiamo già accolto questa cosa, quindi la faremo. Va benissimo. Ok. Grazie consigliere. Grazie a lei. Ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Allora, con la votazione io chiedo se riusciamo a collegarci con il consigliere Coppola. Consigliere Coppola. Sì, buonasera consigliere. Ok, allora siamo pronti per la votazione. Grazie. Consigliere Bonora. Consigliere Bonora. Ok, allora siamo per votare. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola? Bene, consigliere Bonora? Okay. Chi è contrario? Pesca Botticchio? Astenuti? Bene. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere Coppola? Consigliere Bonora? Ok, non la facciamo votare sull'immediata eseguibilità allora Bonora. Astenuti? Nessuno. Contrari? Botticchio, Pesca. Il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267-2000. Relaziona l'assessore Modalivassi. Sì, ci saluta, la ringrazio per la presenza. Grazie ancora per la presenza al dottore Desiderio Fortunato. Allora, subito dopo l'approvazione del bilancio possiamo procedere adesso al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ossia quelle previste dall'articolo 194, comma 1, lettera A del testo unico enti locali. E con questo, innanzitutto, voglio anche precisare che in questa delibera è prevista una variazione di bilancio perché imbinguiamo
il capitolo 248.10 del bilancio con una cifra necessaria a poter portare questo capitolo della somma necessaria al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che arrivano a un ammontare complessivo di 209.248,25. Sono tutte queste riguardanti questa delibera sentenze esecutive per i quali l'ente è obbligato a eseguire il riconoscimento, ma nello stesso tempo invito poi il responsabile del servizio contenzioso, e qua mi rifaccio un poco a quello che sono anche le raccomandazioni del Collegio dei Revisori, che al momento della procedura di liquidazione l'ufficio contenzioso di adempiere a tutte quelle verifiche necessarie ad accertare eventuali corresponsabilità e quindi a eseguire in questo caso le azioni di rivalsa. Al riguardo voglio portare a conoscenza di questo consiglio che proprio oggi in giunta assieme al sindaco molto probabilmente lo porteremo in giunta una proposta di deliberazione riguardo a un'azione che questo ente vuole mettere in campo anche a contrasto di quelle che possono essere gli eccessi di richiesta di risarcimento danni da sinistri stradali. Voglio ricordare che nel mese di gennaio di quest'anno l'amministrazione, la Polizia Municipale, a seguito di una proposta di indirizzo della Giunta, ha stipulato una convenzione con la società Pista per quanto riguarda il ripristino del manto stradale, il ripristino del manto stradale o della rete viaria a seguito di danni che lo stesso possa aver subito per degli incidenti stradali. E quindi questo a costo zero per l'ente, perché queste spese poi sono a carico delle compagnie assicuratrici. Vorremmo proporre in giunta, quindi vorremmo portare in giunta un'altra delibera di indirizzo in cui inviteremo il Comando Polizia Municipale ad implementare questa convenzione con questa società, la quale potrà effettuare dei servizi H24, anche nell'orario notturno, di sorveglianza della rete viaria, di apportare subito in loco qualora si verificassero degli incidenti o si verificassero dei danni nel manto stradale, della opportuna segnaletica in modo che possa mettere possa avvisare gli utenti che della presenza eventualmente di una buca, eseguire pronti report, quindi documentazione fotografica dello stato dei luoghi pre e post intervento da parte di questa ditta, quindi con l'orario, con l'approssimazione, cioè con l'evidenziazione dell'orario in cui sono stati eseguiti questi interventi, quindi che possa formare questo qui, noi ci auguriamo, possa formare un elemento di contrasto a quelli che potrebbero essere eventuali abusi dell'esercizio di richiesta di risarcimento danni. Quindi molto bene, lo porteremo questo qua in giunta la prossima settimana e penso che sia una cosa da seguire e speriamo che possa dare poi i propri frutti, e quindi per il proseguo dovremo avere nei prossimi anni una minore richiesta di risarcimento danni in tal senso. Non ho altro da aggiungere, chiedo l'approvazione della proposta. Grazie assessore, prego consigliere Botticchio. Allora, debiti fuori bilancio, lei ha parlato di centinaia di migliaia di euro, consistono in inflazioni stradali, se ho capito bene, cioè maturati negli anni, perché non è 200.000 euro, è una bella somma assessore. Volevo solo sapere da quanti anni, cioè, perché se oggi c'è una sentenza e siamo obbligati a pagare, può darsi che queste cause si trascinano nel tempo e negli anni, poi al di là, perché se vogliamo parlare delle strade, basta vedere via Pio X, cioè si invitano a nozze chi inciampa e va a terra e magari dice oggi mi guadagno 2-3 mila euro, questo poi grazie sempre all'amministrazione,
Grazie ai demagoghi da bar, demagoghi da bar. Allora, grazie a loro, con quelle mattonelle vicino a quegli alberi piantati, le palme, vedete lì, ma chiunque si guadagna i 2-3 mila euro. Quindi io vorrei sapere questi 200 mila euro che sono e da quanti anni ce li trasciniamo dietro. Da lei, grazie. Assessore, non dai demagoghi da bar, quelli non mi interessano. Da lei. Allegato, se ha avuto modo se ha avuto modo di leggere, consigliere Botticchio, Assessore Motaripassi, mi ascolti un attimino. Sì. Vi è il vice sindaco, assessore Benevento, che vuole intervenire. Facciamo intervenire lui, che è al contenzioso, così è più esaustivo. Prego, vice sindaco. Buonasera a tutti. Purtroppo per motivi di Covid ci siamo un po' messi nell'aula e ci siamo messi dietro, forse qualcuno si è meravigliato che stessi dietro, ma ci siamo un po' divisi un po' tutti con i consiglieri comunali proprio per non assemblarci. Rispondo ovviamente alla interrogazione del consigliere Botticchio. No, Gisella, non è relativa soltanto ad infrazioni del codice della strada. Il codice della strada riguarda il codice della strada, l'insidia e trabocchetto riguarda un'altra fattispecie di responsabilità civile che non ha nulla a che fare con il codice della strada. Ovviamente nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che sono fondamentali per la prosecuzione di un ente, dovuti dall'articolo 194, noi riconosciamo non solo debiti relativi a insidia e trabocchetto, ma le posso garantire che sono soltanto una parte e non è meno la parte fondamentale, così come ci sono altri debiti dovuti anche alla circolazione stradale in minima parte, ma anche a tutte le altre cause che investono l'ente, come dagli espropri e quant'altro. Ed è ovvio che non sono relativi soltanto all'ultimo anno, ma sono relativi ai vari anni e alle varie cause, perché lei sa benissimo che purtroppo le cause non durano soltanto un anno, ma quando arrivano a maturazione della sentenza, purtroppo il comune è comunque tenuto a riconoscerlo. Al di là di queste qua, però, ci sono tantissime vittorie, anche tant'è che gli stessi revisori hanno pungolato l'ufficio a delle azioni di rivalsa che l'ufficio già sta effettuando quando il comune vince le cause, in una sorta di rivalsa. Mi preme concludere per quanto riguarda l'ultima cosa, l'appendice che ha detto Roberto Mutalipassi, a cui va ovviamente anche il mio ringraziamento insieme all'ufficio per il lavoro che hanno svolto. Vorrei anche ribadire che per quanto riguarda questa eventuale delibera di giunta che dovrebbe arrivare nella prossima settimana, sarà fondamentale non soltanto per un eventuale abbattimento, perché noi speriamo che fungerà da funzione deterrente nel caso di insidia e trabocchetto, perché lei deve sapere purtroppo che nel corso di questi anni abbiamo notato e siamo stati vittima, ma non è una questione soltanto del comune di Agropoli, è una questione di tanti comuni, che purtroppo a volte sarà una coincidenza sicuramente, molto probabilmente, nella stessa buca si fanno male più persone, ed abbiamo segnalato anche all'autorità competente tutte queste cose. È ovvio che con la possibilità che possa arrivare una società che debba tutelare ciò che viene denunziato, noi auspichiamo che ci possa essere una funzione deterrente per quanto riguarda l'insidia e trabocchetto, ma allo stesso tempo, così come ho già detto oggi in giunta, è fondamentale, perché mi sembra che questa società, almeno da quello che ci è stato spiegato dall'assessore ma anche dal sindaco, gestirà non soltanto le ipotesi di insidia e trabocchetto, ma anche tutte le buche e tutto quello che potrebbe costituire successivamente un insidia trabocchetto, quindi una funzione deterrente e una funzione di garanzia per le strade cittadine. Spero di essere stato esaustivo. Grazie. Grazie. Posso rispondere un attimo? Prego. Allora, io è da tempo che ho chiesto un'avvocatura comunale. Questa avvocatura perché? Perché le cause, voi come sapete, mi insegnate, no? Specie per chi è esperto di legge, le cause quando vanno a sentenze poi hanno un costo e arrivano maggiori. Allora, se noi ci trasciniamo cause per anni, è normale che quando arrivano a sentenza costano 5 volte, 10 volte, e questo serviva l'avvocatura comunale. Ecco perché io dico sempre, tornando al bilancio,
È la gestione, anche queste cose andavano gestite. Mo fa una variazione, piglia 200.000 euro. Questi 200.000 euro purtroppo vengono sottratti da servizi, da, come diceva Mario prima, si poteva lavorare sul turismo, si potevano lavorare sulle altre. E questi sono gli sprechi per una cattiva gestione. Perché? Perché la politica non è solo demagogia, come mi ha insegnato questo bel termine, perché se non arrivava il sindaco e mo imparavo che significava non è solo fare demagogia, lusinghe al popolo, è anche fare i fatti. L'amministrazione 200.000 euro comunque gravano sulla città, e questa è stata una cattiva gestione. Quindi io ripeto ancora al vice sindaco Benevento: bisogna istituire un'avvocatura comunale e che ripiglia tutte queste situazioni, perché non possiamo arrivare a sentenza. Si può anche fare una trattativa, si chiamano le persone interessate, dice: senti, avanza tanto, ti devo dare tanto, vediamo un po', sediamoci e facciamo una cosa. Così si fa, così si gestisce l'ente, che l'ente è come fosse casa nostra, come gestiamo il portafoglio di casa nostra. Dobbiamo sempre risparmiare, perché più risparmia l'ente, più la città gode di servizi e benefici. Va bene, grazie. Soltanto brevemente, le voglio ricordare, ma voglio ricordare a me stesso e a tutti i consiglieri, alla Giunta, che questo riconoscimento di debito fuori bilancio non è dovuto ai soldi che noi dobbiamo dare agli avvocati, ma è dovuto alle sentenze. Per quanto riguarda poi la durata delle cause, non è che la causa più dura e noi più dobbiamo riconoscere agli avvocati. Oggi, in virtù ex legge, è previsto, in virtù della Bersani, se proprio vogliamo essere esaustivi, che gli avvocati che hanno incarico dall'ente, io parlo ovviamente del comune di Agropoli, viene corrisposta una cifra. Ora, che la causa duri un giorno, duri un anno o duri 100 anni, la cifra è sempre quella. Quindi, anzi, purtroppo molto probabilmente è stata bravura di questo ente riconoscere delle tariffe talmente basse ai legali che molto spesso molti si lamentano e non vogliono nemmeno patrocinare l'ente. Tenga presente che per una causa di insidia e trabocchetto noi paghiamo 600 euro. 600. Quindi nessuna avvocatura prevederebbe dei costi così bassi. Poi noi stiamo cercando di essere attenti e segnalare anche alle autorità competenti laddove possiamo constatare che vi possono essere eventuali abusi, e proprio per questo motivo la Giunta stamattina ha posto in essere una futura deliberazione che vada perlomeno, non dico a debellare definitivamente, ma a fungere da funzione deterrente per ciò che riguarda l'insidia e trabocchetto. Grazie. Grazie. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola? Favorevole. Consigliere Buonora? Favorevole. Chi si astiene? Botticchio. Contrario nessuno. Si astiene il consigliere Di Biase. Consigliere Di Biase, se si mette io dietro. Grazie. Allora, si astiene il consigliere Di Biasi. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere Coppola? Consigliere Buonora? Grazie. Chi si astiene? Consigliere Botticchio e consigliere Di Biasi. Contrario nessuno, il consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera E, decreto legislativo 267/2000. Assessore Mutalipazzi. Sì, grazie Presidente. A differenza della precedente, questo qua riguardiamo i debiti fuori bilancio di cui la lettera E del testo unico, dell'articolo 194,1 del testo unico, ossia dobbiamo riconoscere importi derivanti da oneri per i quali non sono, all'epoca dei fatti non sono stati eseguiti i relativi impegni, o gli impegni non sono stati sufficienti a coprire la spesa relativa di questo onere. L'ammontare, anche qua faccio un ringraziamento all'ufficio contenzioso per il lavoro svolto, perché è riuscito con il contraddittorio con le parti in causa a far sì che le parti chiedessero esclusivamente la quota capitale e chiedessero esclusivamente il loro compenso
in rapporto a quello che è la tariffa, il tariffario stabilito da questa amministrazione. E l'ammontare complessivo di questi debiti di cui oggi andiamo a riconoscere ammontano a 28.901,62 euro, e pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Ok, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Coppola? Favorevole. Consigliere Bonora? Sì. Spegne. Consigliere Bonora? Ok. Chi si astiene? Botticchio, contrario nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere Coppola? Botticchio e Di Biase. No. Consigliere Bonora? Ok, allora Di Biasi è favorevole, giusto? Ok. Bene. Chi si astiene? Botticchio, contrario nessuno, il consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, piano programma 2020-2022. Relazione all'assessore Mutoli Passi. Allora rimango seduto, mi sente consigliere Coppola? L'argomento riguarda il piano programma dell'esercizio 2020-2022 della nostra azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, società consortile. Ricordo a questo consiglio che noi affidiamo annualmente alla nostra azienda speciale le attività di servizio di manutenzione strade, di immobili, di impianti sportivi comunali, le attività di affissioni, le attività del servizio cimiteriale, l'attività di manutenzione del verde pubblico e di pulizia degli uffici comunali, l'attività di manutenzione e gestione della banca dati e applicativi informatici, l'attività di servizi di gestione dei servizi portuali, l'attività del servizio di controllo della sosta a pagamento, l'attività del servizio di trasporto indigenti e disabili e del servizio sociale Sportello Amico, nonché il servizio gestione verbali codice della strada. Ricordo a questo consiglio che annualmente, ma è da qualche anno che è stato ogni anno in bilancio, diciamo, appostiamo a favore della nostra società azienda speciale la somma di euro 2.130.000. Quest'anno la somma appostata in bilancio corrisponde all'importo di 2.030.000. con un risparmio di 100.000 euro a favore del bilancio dell'ente, per il fatto che, come se questo Consiglio si ricorderà, la Giunta, proprio in periodo di emergenza Covid, stabilì, su mia proposta, una delibera di indirizzo al direttore dell'azienda speciale Cilento Servizi affinché l'azienda stessa usufruisse di quello che diciamo della cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il proprio personale dipendente, visto che comunque i servizi, ad esempio il servizio di controllo della sosta a pagamento era sospeso, e ricordo anche a questo consiglio, ricordo ai cittadini che ci ascoltano, che questa amministrazione ad esempio per la durata degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento ha previsto una sospensione, quindi cioè un allungamento della durata dell'abbonamento pari allo stesso periodo in cui è stato vigente il cosiddetto lockdown. Quindi questa amministrazione è una dimostrazione di attenzione che fa questa amministrazione nel cercare appunto di risparmiare, di essere efficace, di essere efficiente e di trovare delle risorse che poi possono essere utilizzate per altri settori. Quindi nello stesso tempo voglio ringraziare oltre che il direttore generale della Agropoli Cilento Servizi, i dipendenti stessi che hanno fatto sì in modo e hanno accettato, tra virgolette, ma era una cosa dovuta visto che comunque il servizio era sospeso, la possibilità di poter fare in modo che l'azienda
potesse quindi usufruire di questo periodo di cassa integrazione. Per il resto sono stati comunque garantiti i servizi di cui sono stati garantiti fino a questo momento e continueranno a essere garantiti i servizi di cui ho appena elencato. Ritengo questa amministrazione ritiene che l'azienda speciale debba sempre più essere uno specchio, un fiore all'occhiello di questa città e deve essere sempre più come dire, capace di rispondere a quelle che sono le richieste e i servizi che noi dovremo offrire ai cittadini. Ringrazio quindi per il lavoro svolto e per quello che faranno quindi l'intero CDA, il direttore generale e i dipendenti tutti e chiedo a questo Consiglio l'approvazione di questo argomento. Ci sono interventi? Prego, consigliere Bottiglia. Voi lo sapete con la Cilento Servizi, questa partecipata del Comune, che a me la gestione non mi è mai piaciuta. L'ho vista sempre in forma clientelare. E ne ho avuto la prova anche in questi giorni, quando nella delibera leggo CST, questa che poi mi darà, mi risponderà il direttore, CST Sistemi Sud, che non so, fornisce dei programmi informatici, non lo so che fa, dice che fa programmi per amministrazione, però poi si dice che invece fornisce forse risorse umane che per tutta fanno delle ore, che vanno anche sui cantieri. Volevo sapere se è vero. Se è vero è che viene dal comune di Capaccio, perché si sa, questi di Agropoli vanno a lavorare a Capaccio, da Capaccio vengono a Agropoli, ma fate bene. Chi erano amministratori intelligenti? Questi sono amministratori intelligenti. Questo lo facevamo in terza elementare, no? Dice, tu mi dai il giocatore a me, io travi i miei a te, no? E lo fate tra comuni, no? Vi volete bene, fate tutte queste schifezze a danno del popolo, ovviamente, però il popolo poi forse è contento pure, darsi che Gisella fa così. Ma il popolo è contento, no? Non vi dice niente, nessuno vi dice niente. Chi è lo spettacolo che io faccio? Dite la verità. E poi giustamente uno che deve sentire, dice, chi si aspetta? Volevo sapere questa convenzione di 1.500 euro al mese e se il direttore gentilmente mi risponde in che consiste? Se consiste in risorse umane o consiste in un programma di computer? Mi spiega, no? Perché lei è esperto, lei è il grande manager, il direttore, è quello che fa tutto. Oppure è qualcuno che ha mandato qualche persona pure per... diciamo, più siamo a controllare, là girano 2 milioni di euro, l'hanno girate pure i soldi dell'autovelox, quella partecipata lì è molto attenzionata, molto molto attenzionata. Io domani mattina, sai che farei? Subito, no, mica sciolta perché gli fate credere ai dipendenti che io non li voglio, no, i dipendenti non ne deve essere licenziato nessuno, anzi, assunti per bene e dati, però... con controlli direttamente dal municipio, con persone, con il direttore Capozzoli, che sicuramente sa fare, e con altri, la direttamente, tutta assorbita, perché l'Agropoli Cilento Servizi è solo un'associazione clientelare politica, punto. E si è visto da quest'ultimo incarico che la CST ha mandato a Agropoli. Per me si fa politica, si ci prepara, punto, questo è. Se mi risponde, se io sono andata all'Agropoli e ho visto persone, mi sembrava qualche candidato, voglio sapere chi sono, se è vero è che no, risponde il direttore, lei è il sindaco del comune e non deve rispondere, io voglio la risposta dal direttore generale, che mi fido del direttore generale, voglio la risposta dal direttore generale. Si butta avanti lei sta al comune, mica sta partecipata. Quella bella partecipata. Presidente, volevo intervenire. Prego. Lei non può. Io non voglio la risposta lei da lei. La deve chi... dare il direttore generale. Ha qualcosa da nascondere. Sindaco, il direttore sindaco, è bravo. Sindaco, fa sindaco, il vice segretario. Deve rispondere. Sindaco, lei... se viene un candidato da fuori se viene e fa questa fornitura. Consigliere Botticchio. Sì, ok. Va bene. Alla discussione possono intervenire tutti i presenti, poi interverrà anche il dottor Capozzoli. Deve parlare prima il sindaco, io voglio che parla prima il direttore e poi parla liberamente. No, perché se parla un sindaco, prepara un direttore, ma io non sono scema,
voi volete farmi passare per scelta? Deve parlare prima il direttore, perché se parla il sindaco, il direttore è già preparato e io voglio che il direttore, io mi fido del direttore, mi fido solo del direttore, amo il direttore. Fino a ieri ne voleva le dimissioni. No, e oggi invece, no, mi sono ravveduta, voglio la risposta dal direttore. Il consigliere Butticchio, presidente, ha fatto il suo intervento. Se è sincero con la città di Agropoli, faccia rispondere il direttore. Sindaco, faccia rispondere il direttore. Consigliere, mi ascolti. Allora, in questo momento chi è deputato a intervenire? No. Allora, se lei insiste ancora, non lo faccio parlare. Ok, il regolamento l'ho detto io, allora, e continua lei. Lei deve fare il presidente di tutti i consiglieri. Prendiamo il regolamento. Che il regolamento è anche per lei, perché il prefetto già è informato. Bene. Molte volte quando il presidente non rispetta tutti i consiglieri. Sono contento. Quindi la prego. Perché poi il prefetto farà quello che deve fare. Quindi faccia parlare. Lo stiamo aspettando. Per piacere, sembra un prefetto. Può anche, sempre un prefetto, faccia parlare il dottor Capuzzoli, per favore. Decido io. E allora io ritiro la domanda, la farò un'altra volta. Io conduco il consiglio. Però io questo volevo, perché davanti agli agropolesi non avete risposto. Bene, volevo. Arrivederci. Io conduco il consiglio, allora ci sono altri interventi. Prego, sindaco, faccia l'intervento. Grazie, presidente. Allora, voglio ricordare quello che il consigliere Botticchio definisce quasi un giochino, ha detto parla di giochino dei calciatori che si scambiano, è una cosa. Però consigliere, ho per caso interrotto mentre lei raccontava le sue cose? L'ho interrotta? Mi pare di no. Quindi se vuole dimostrarmi che vuole condurre questo consiglio con educazione, perché dice che io non devo prendere. Ha tolto la parola al direttore, se lo ricordi per sempre, ha tolto la parola al direttore. Me lo segno e me lo ricorderò per sempre, me lo segno da qualche parte. Allora, quello che lei definisce un giochino, invece, è una società seria che, grazie alla gestione di questi anni, ha mantenuto sempre un bilancio in equilibrio. La prima contestazione che si può porre a una società partecipata è che questa sia un carrozzone. Un carrozzone che significa? Significa che molto spesso le previsioni non vengono rispettate, che le società vanno in deficit, che vanno in passivo, che non riescono a pagare i dipendenti. Questo non è mai accaduto e non credo che accadrà mai finché ci sarà questa gestione. La società è fiorente, ha un equilibrio finanziario corretto, sempre ha chiuso in attivo, mai è successo qualcosa di negativo. E questo è il primo aspetto che va sottolineato per comprendere che tutto quello che è stato detto fino ad ora sono solo legati a logiche di demagogia, parola che ripeterò ogni volta che il consigliere la metterà in campo, demagogia. Quindi, e voglio ricordare, perché è giusto farlo, che la società ha dato dignità alle persone che prima lavoravano nelle cooperative e lavoravano per conto dell'ente. Oggi queste persone hanno una dignità perché hanno un contratto, hanno delle rappresentanti sindacali, possono in qualche modo avere la certezza di uno stipendio di qua e per sempre. Quindi abbiamo dato sistemazione a queste persone. E cosa abbiamo ottenuto in cambio? Abbiamo ottenuto in cambio una società che grazie a questi dipendenti funziona e fa risparmiare soldi all'ente. Non è che i 2 milioni di euro sono una cifra che spropositata, sono una cifra che se questi servizi fossero gestiti diversamente e quindi dati in mano a privati, questi servizi costerebbero di più. E il caso più eclatante è quello della gestione dei verbali. Dato in affidamento tramite una gara, il Comune di Agropoli spendeva probabilmente 6-7 volte la spesa che attualmente c'è nel cronoprogramma attuale. Cioè noi grazie alla gestione della nostra società riusciamo a lavorare i verbali e produrli verso i cittadini ottenendo un risparmio di 5-6 volte rispetto alla gestione precedente che avevamo fatto pure tramite una gara di evidenza pubblica. Quindi immaginate quindi quale vantaggio c'è per la città, cioè riusciamo a gestire. Non è quella la risposta, lei dice altro, deve rispondere sulle assunzioni se è stata fatta a capaccio,
deve rispondere CST se è un'assunzione fatta a capato. Devo sapere, devo sapere. Posso proseguire? Benissimo. Arriveremo anche a questo, non si preoccupi. Ce l'ho qui la... Lei ha parlato di una... delle carte, dove le ha parlato, perché mentre le l'ha detto nella, mi sono procurato la documentazione, come dicendo servizi, il punto 3 voleva sapere, giusto? Ci arriverò. Quando io devo di arrivarci, ci arriverò. Quindi stavo dicendo, abbiamo ottenuto quindi il fatto di poter sviluppare dei servizi a prezzi evidentemente inferiori rispetto al mercato, ottimizzando delle risorse locali, personale locale, che ha dimostrato capacità, ha dimostrato... di poter risolvere problemi di questo ente ottenendo evidenti risparmi. Quindi altro che giochino, è una società che quindi ha diversi dipendenti, garantisce diverse famiglie e svolge servizi, questo è l'aspetto più importante, con vantaggi economici per la gestione dell'ente. Questo è un fatto da sottolineare, questo è il fatto evidente, questo è quello che bisogna dire alla città. Ci sarebbero tante altre cose che possiamo dire di questa società. L'assessore Mutali Passa ha raccontato tutti i servizi. Se le andiamo a prendere uno per uno questi servizi, ognuno di essi, se confrontiamo con eventuali affidamenti esterni, determina dei risparmi. Ecco l'aspetto più importante che credo era giusto sottolineare. Vediamo alle quisquiglie. Stiamo parlando che la Coop di Centro Servizi, in una logica di ottimizzazione dei servizi, ha immaginato di andare a implementare la informatizzazione della propria organizzazione. Stiamo parlando quindi di servizi come il protocollo informatico, come il caricamento dei dati, tutti i dati che oggi parte di questi sono... ancora legati a meccanismi cartacei, ma in qualche modo devono essere passati su supporto informatico, tutta una serie di servizi che è giusto e corretto per migliorare la funzionalità della società stessa che siano in qualche modo meccanizzati. Correttamente la società si rivolge a un'altra società di servizi, altra società importante di cui Agropoli giustamente è proprietaria, in quota parte con altri comuni, e chiede a questa società un preventivo rispetto alla possibilità di svolgere questi servizi. Evidentemente il preventivo confrontato anche, se ce ne fosse necessità, e ce n'è sempre la necessità, con situazioni di altre società esterne, verificata la congruità economica e il risparmio che è sempre all'attenzione dei gestori della società della collocazione dei servizi, hanno chiesto l'affidamento di un servizio. Il servizio di cui abbiamo parlato costa 1.500 euro. Quindi cominciamo a... Al mese, al mese. Però perché mi interrompe continuamente? Lo vede che... Mi deve dire che è uno stipendio. Questo è il punto 3. Leggiamo, io mi auguro che l'abbia letta e non sia rimasta al bar. Il preventivo di spese inviato al CST se misurato risulta congruo e conveniente relativamente ai servizi richiesti all'azienda ed è di euro 1.500 più IVA con decorrenza dal 15/10/2020 fino al 31/12/2020. Stiamo parlando quindi di quanti mesi? 3 mesi. 2 mesi e mezzo. Quindi stiamo parlando quindi che una società paga un'altra società un servizio da svolgere in 3 mesi e costa 1.500. Cosa dà la società? Dà i programmi, okay, che hanno dei costi di software, come lei ben sa. Dà anche del personale, che è il compito di andare nella società, caricare sui computer i programmi, insegnare ai dipendenti della società come funzionano i programmi, perché giustamente è un programma nuovo, e tutte le società di software hanno il servizio con il quale insegnano ai dipendenti l'utilizzo del software stesso, e in più tutte le società di software collaborano con il caricamento dei dati e quindi vengono in qualche modo aiutati i dipendenti al caricamento dei dati sui programmi.
L'ASL City Sistemi Sud quindi ha inviato un suo collaboratore presso la CST, presso la società di Agropoli, l'azienda Agropoli Centro Servizi, per aiutare a caricare i dati e per insegnare ai dipendenti come si utilizza il programma. Al termine di questo servizio, evidentemente, i dipendenti avranno imparato a utilizzare il programma e quindi la società diventa autosufficiente e non ci sarà più bisogno di questo servizio. Come ha sempre fatto, perché la logica della Agropoli Centro Servizi è stata questa: impariamo a fare i servizi e poi li gestiamo in proprio. Ma così si fa sempre. Prima si impara e si capisce come funzionano i servizi. Facciamo prima l'esempio della questione dei verbali. Abbiamo imparato, abbiamo capito come si gestiva un servizio di questo tipo, abbiamo acquisito anche l'idea software, ci sono stati dei dipendenti che sono stati, diciamo, preparati a gestire il servizio, e questi dipendenti oggi lo svolgono. Stessa logica. Allora, mi auguro di aver spiegato in maniera concreta, quindi non si tratta di assunzioni, scambi clientelari, cose come al solito lei in maniera così allegra racconti in un consiglio comunale, non rendendosi conto della gravità di quello che dice. Ecco perché io dico, perché delle due l'uno, o è avanspettacolo, oppure sono accuse gravissime che noi non dovremmo accettare da parte sua. Ma dato che io lo considero avanspettacolo, quindi ironia, quindi cosa simpatica da ridere, altrimenti dovrei querelarlo ogni volta che parla di clientelismo, perché mi sta, diciamo, in qualche modo accusando di un reato. Avevo chiesto al direttore e lei si è intrufolato. Adesso parla di denuncia. Continua a interrompere. Io ho parlato al direttore, perché lei si è intrufolato? Continua a interrompere. E si intrufola nei discorsi perché ha paura. Perché non lo fa parlare il direttore? Io ho letto la delibera, consigliere. Lei fa spettacolo. E le ho spiegato. Quindi le ho detto: è demagogia. La devo querelare per quello che dice, oppure devo considerare il suo atteggiamento un momento di show, di spettacolo. Preferisco la seconda. Ma non ha risposto però. Ho appena risposto, ho detto che la... Non so lei chi ha visto, se uno, due, più dipendenti, perché nella CST non lavora solo... Nella CST di Sistemi Sud non lavora solo un dipendente. Ti fa una domanda da querelare, cioè io chiedo... Perché il CST? Ma lei perché mi interrompe? Non mi devi interrompere. Ma lei non doveva parlare, lei doveva rispondere il direttore. Io finisco di parlare e lei replica. E la guerra la fa lei, non la faccio io. Lei non mi deve interrompere. Perché continuiamo a fare show. Lei fa show. Quindi stavo dicendo, per questo motivo ho chiarito anche questo aspetto, atteso che non è questo l'aspetto rilevante, perché la società che gestisce 2 milioni di euro, lei si va a impuntare su 1.500 euro di un piccolo servizio dato che ha una sua funzionalità. Perché la CST insegna ai dipendenti della Agropoli Servizi come si gestiscono i programmi e poi, terminato questo periodo, tornano a lavorare nella loro società. È evidente che ci sta un sostegno di personale che deve insegnare ai dipendenti nostri come funziona il programma. Questo è, nient'altro, e la invito a non proseguire in questi percorsi che non sono virtuosi. L'avvertimento lo colgo, mi ha fatto bene l'avvertimento. Prego, consigliere Vesca, grazie. Una domanda all'assessore. Assessore, per quanto riguarda i ricavi da parte della società di Agropoli Servizi, quali sono gli unici ricavi che loro printano? Solo il contributo del comune? Sì. Cioè, quindi... Sì. Quindi come? Bene, poi mi sembra che c'è non c'è anche una sponsorizzazione. I ricavi dell'azienda, buonasera a tutti, i ricavi dell'azienda sono fondamentalmente i due trasferimenti degli enti che soci, proprietari dell'azienda, che sono il Comune di Agropoli e l'Unione dei Comuni Alto Cilento. Poi l'anno scorso abbiamo fatto un bando di sponsorizzazione per un eventuale acquisto di un minibus, quello che vedete, voglio dire, per le strade, dove abbiamo avuto, diciamo, la sponsorizzazione da parte dell'Eurospin, quindi abbiamo un ricavo derivante dalla sponsorizzazione dell'Eurospin, e poi abbiamo anche degli altri ricavi che sporadici, voglio dire, che possiamo trovare nei bilanci, che sono derivanti dal servizio di trasporto dell'acqua potabile quando succede qualche episodio di mancanza di acqua, di emergenza, che è relativo soltanto ed esclusivamente al rimborso vivo delle spese, perché come ben sapete l'acqua non si vende,
quindi noi abbiamo previsto un semplice rimborso, quindi potete trovare più che altro non nel piano programma ma nel bilancio 2019 c'è anche qualche piccola voce relativa a qualche utente che ha usufruito di questo servizio di trasporto dell'acqua potabile. Di che cifra parliamo soprattutto per quanto riguarda il Comune di Agropoli, quando versa e quando versa l'Unione dei Comuni Cilentani? Come diceva l'assessore Mutali Passi prima, il trasferimento del Comune di Agropoli è di 2.130.000 euro già da 2 anni, questo è il terzo anno. Quest'anno ridotto a 2.030.000 perché l'Agropoli Centro Servizi si è fatta parte diligente come tutti gli altri settori del Comune di effettuare un risparmio visto l'emergenza epidemiologica Covid. Oltre al trasferimento del Comune di Agropoli c'è anche il trasferimento dell'Unione dei Comuni in Alto Cilento di euro 40.000 che serve esclusivamente a rimborsare l'azienda per le attività a supporto del servizio della CUC, della Centrale Unica di Committenza. Un servizio che svolge l'Unione dei Comuni per conto di tutti i comuni che ne fanno parte. Quindi per quanto riguarda il ricavato, per capire, il ricavato dalle strade, dai posteggi di blu, vanno tutti al comune quei soldi, quelle somme? Sì, l'azienda fa solo l'attività a supporto, ma le somme vengono versate nelle casse del comune. Quindi, direttamente. Direttamente del consiglio. Sì. Poi io dicevo questo. Leggo qua i servizi, per quanto riguarda i servizi, no? C'è tutta una serie di servizi, servizi di manutenzione strada, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione verde pubblico, eccetera. Voglio dire, questi tipi di servizi non sono assolutamente in concorrenza con cooperativo o altro, quindi sono esclusivi. Cioè, quindi non è che il Comune, perché nel tempo passato io non ho fatto parte di questa amministrazione, so che praticamente vi erano anche delle cooperative che facevano sì che erano concorrenziali come servizi. Quindi io dico, tutti quei servizi vengono svolti unicamente dall'Agropoli Servizi e quindi il costo del Comune è un costo fisso rispetto a quello che è l'Agropoli Servizi, non ha ulteriori costi relativamente a cooperative o ad altri affidamenti. La gestione è completa, come ho spiegato, però l'aspetto rilevante è che ogni singolo servizio viene paragonato sempre con il mercato. Cioè, quando noi facciamo un affidamento, la società controlla, verifica se all'esterno costa di meno, è più corretto dall'esterno, ma abbiamo sempre verificato che i servizi gestiti in economia dalla società hanno un vantaggio anche di carattere economico, come vi ho sempre detto, quindi non esistono meccanismi di concorrenza con cooperative o quant'altro. Al momento la società si utilizza sostanzialmente proprio dipendenti. Può anche capitare nella gestione che in momenti particolari, quando il numero di dipendenti è insufficiente, in momenti di crisi, che può stessa società chiamare a collaborare aziende del territorio, sempre facendo delle verifiche o con affidamenti diretti come legge oppure con manifestazioni di interesse. Per esempio, nel caso delle scuole di quest'anno, atteso il grande lavoro che ci aspettava in termini organizzativi, abbiamo implementato il personale della Croce dei Servizi con dei piccoli servizi svolti da società esterne. Per esempio il cartongesso in alcune strutture scolastiche è stata fatta da una società esterna proprio per accelerare il tempo dei lavori. Quindi, ma si tratta naturalmente di costi residuali rispetto al grosso della gestione della società. Però può capitare in particolari momenti che c'è necessità di chiedere dei supporti esterni. Faccio un esempio particolare, mi pare che l'anno scorso quest'anno è stato subito dopo l'apertura dopo il lockdown, avevamo la necessità di tagliare l'erba e quindi abbiamo implementato il servizio di taglio dell'erba con un trattore che veniva dato da una società esterna che aiutava a svolgere il servizio più rapidamente perché ci avvicinavamo all'estate e ancora il servizio non era terminato a causa dei rallentamenti che avevamo avuto a causa del Covid. Quindi, come dire, è normale che può capitare così in maniera non programmata ma casuale anche la necessità di fare ricorso, e la società lo fa come la legge prevede, anche a interventi esterni. Però i costi degli interventi esterni sono a carico del comune, a carico della società? Sempre a carico della società. Quindi la stessa società che praticamente si... Perché la società nel suo bilancio si riserva delle piccole cifre per le emergenze, no? Come giusto che sia, come fa il comune, così come tutte le società riservano delle cifre che qualora dovessero essere necessarie si spendono, altrimenti no,
e quindi sono cifre che vengono diciamo in qualche modo utilizzate proprio per questi eventi particolari. Che so io, abbiamo dovuto magari fare delle sanificazioni particolari in un momento particolare con il Covid, magari la società non era sufficientemente attrezzata e quindi ha fatto un piccolo affidamento all'esterno, cioè sono cose di gestione veramente minime rispetto alla gestione complessiva. Un'ultima cosa, volevo fare, visto che l'argomento, voglio dire, che il consigliere Pesca, diciamo, aveva sollevato, era quello di avvalersi di soggetti esterni se l'azienda faceva uso anche di soggetti esterni. Sì, come diceva il sindaco, capita molto di rado, in verità. Però io ci tenevo a sottolineare, consigliere, che da qualche anno a questa parte, da quando, diciamo, abbiamo cominciato a gestire l'azienda, io come direttore, ma già il CDA che mi ha nominato, abbiamo cercato di valorizzare quanto più possibile le maestranze che diciamo erano assunte dalla Global Centro Servizi, tant'è che posso dire oggi con orgoglio che tutti i lavori idraulici ed elettrici negli immobili comunali li svolgiamo internamente da parte dell'azienda senza avvalerci di ditte esterne. Ancora di più ci tengo a sottolineare che stiamo ristrutturando l'alloggio dell'ex custode della scuola elementare Landolfi solo ed esclusivamente con il personale dell'azienda, quindi l'impianto idraulico, l'impianto elettrico e tutti i lavori che riguardano, diciamo, la ristrutturazione li stiamo facendo, diciamo, col personale che è assunto dall'azienda e che già era, voglio dire, in forze alla stessa. E questo penso che sia una cosa importante per l'amministrazione e per l'azienda, perché vuol dire che riusciamo a sopperire, voglio dire, a questi interventi senza avvalersi di soggetti e di ditte esterne, ma avvalendoci, come dicevo, dei nostri dipendenti che paghiamo regolarmente e che quindi ci rendono un servizio che ci permette anche di risparmiare. L'ultima vicenda, se posso, si parla della farmacia comunale da gestire dalla Globo di Servizi. Come è stato inquadrato questo tipo di gestione della farmacia comunale da parte della Globo di Servizi? Allora, in questo momento, per il rilascio della farmacia comunale, abbiamo un contenzioso in corso con il presidente concessionario. Noi avevamo dato in gestione al consorzio farmaceutico intercomunale. E per il rilascio della stessa si è avviato un contenzioso. Stiamo trovando una soluzione transattiva per chiudere il contenzioso e quindi avere la possibilità di fare delle scelte diverse per quel che riguarda la gestione della farmacia. In questo momento il Consiglio Comunale, ricordo, aveva deliberato proprio l'affidamento alla Global Centro Servizi, che non potrà essere finché non si chiarisce questo aspetto di contenzioso con il consorzio stesso. Quindi, ripeto, io personalmente insieme all'assessore abbiamo avviato anche dei momenti per trovare una transazione, un accordo per il rilascio della farmacia. Siamo arrivati anche a un'intesa che prossimamente vi porteremo all'attenzione in Consiglio Comunale. Io sulla farmacia ho molte perplessità per l'affidamento, a esternarla come affidamento. Ci sarà occasione, insomma, di parlarne certamente. Perché la farmacia è un qualcosa di importante che non possa essere, secondo me non va esternata, anche perché non ha le stesse funzioni e gli stessi parametri di cui agli affidamenti che leggo qua sopra. Quindi, per cui credo che bisogna fare una scelta diversa poi. Vabbè, questo non è argomento, però io ho detto sì, quando sarà la porteremo in consiglio e la valuteremo insieme certamente. Grazie, ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Se posso, Presidente, voglio soltanto ringraziare per il lavoro il Consiglio di Amministrazione, l'Avvocato Domenico Gorga, il Dottor Giancarlo Sant'Angelo e l'ottimo Bruno Bufano, consiglieri e Presidente della Global Centro Servizi, per l'impegno, la passione che li hanno contraddistinguito in questi mesi, insomma, anche difficili del lockdown. Ringrazio naturalmente il Dottore Capozzolo, l'ho già fatto oggi due volte, quindi è già troppo. E naturalmente voglio ringraziare tutto il personale dell'azienda, il collegio dei revisori, naturalmente, che avevo dimenticato, tutto il personale dell'azienda, perché, come sottolineava il direttore, è un personale che si sta qualificando nel tempo, quindi da operai generici piano piano cominciamo ad avere maestranze, diciamo, che hanno una qualifica e quindi rendono ancora più qualificante la società
e di questo diciamo sono felice, perché sono meccanismi virtuosi che in qualche modo vanno certamente sottolineati. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola. Sì. Consigliere Bonora. Allora si astiene, no, non è favorevole. Coppola è favorevole. Sì. Allora, chi si astiene, consigliere Bonora, si astiene allora. Chi è contrario? Faccio dichiarazione di voto per quanto riguarda la mia contrarietà al voto, perché pretende comunque riguarda la gestione, quindi è una gestione della politica attuale di maggioranza, per cui io voto contro, perché comunque la Coop dei Servizi è una gestione della politica attuale ed è quella dell'amministrazione. Voto contro. Ok, per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Consigliere Coppola? Ok. Chi si astiene? Consigliere Bonora? Sì. Chi è contrario? Pesca, Botticchio, il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno, azienda speciale Agropoli Cilente Servizi, presa d'atto e approvazione bilancio d'esercizio 2019. Relazione all'assessore Modalipazzi. Allora, di questo argomento si è già parlato, visto che le domande fatte dal consigliere Pesca in merito al bilancio dell'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi. Questo è un adempimento che ci impone il testo unico, sempre l'articolo 114 che parla proprio di aziende speciali. E voglio sottolineare quello che già aveva anticipato il dottore Capozzolo nel bilancio, quello che si può notare esaminando il bilancio 2019 della nostra azienda speciale, ossia che il costo del personale è aumentato, quindi questo è quello che sottolinea il direttore, che diciamo della valorizzazione, della sempre maggiore valorizzazione del personale dipendente è passato da 1.340.000 a 1.540.000. Mentre sono diminuiti i costi per servizi, quindi quello di cui parlava prima, cioè quindi si fa sempre meno riferimento all'esterno, ma quindi si punta a sfruttare quelle che sono appunto le maestranze interne. E lo stesso si chiude il bilancio d'esercizio 2019, si chiude con un utile d'esercizio di 3.859 euro. Non ho altro da aggiungere, chiedo pertanto l'approvazione dell'argomento. Sono interventi, prego, sì, consigliere Pesca. Solamente una ultima domanda per quanto riguarda il personale, volevo sapere quante sono il personale, le persone che sono state assunte dall'Agropoli Servizi e se sono a tempo determinato, indeterminato, come come sono inquadrati. Sì. In questo momento forse può rispondere il direttore generale, che sarà più preciso di me. Sì, allora i dipendenti dell'Agropoli Servizi assunti a tempo indeterminato sono 20. E poi ci sono circa 50 dipendenti che sono praticamente lavoratori somministrati, assunti da una società interinale che ha vinto la gara lo scorso anno, che è G-Group. Quindi sono 50 dipendenti somministrati e 20, 50 circa, adesso non mi ricordo precisamente il numero cioè puntuale, analitico, e 20 dipendenti a tempo indeterminato. Poi, giusto per ricordarlo, abbiamo in corso... Aggiungo però che abbiamo avviato un percorso di stabilizzazione di questi, di selezione per all'esterno, con due gare che, tra l'altro, la manifestazione di interesse, cioè l'evidenza pubblica, ha portato a circa 200 domande, se non sbaglio, per un profilo e 200 per un altro profilo, e quindi ci auguriamo, insomma, che presto vengono svolte le procedure concorsuali in maniera compiuta, in modo da implementare i dipendenti a tempo indeterminato. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola? Consigliere Bonora?
si è allontanata, non partecipa alla votazione il consigliere Bonelli. Allora, chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Botticchio, Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere Coppola? Astenuti. Nessuno. Contrari? Pesca, Botticchio. Il consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione regolamento per il controllo analogo sulle società in house providing e sulle aziende speciali. Relazione assessore Modalipazzi. Finalmente il comune di Agropoli si dota di questo regolamento che dal mio punto di vista fondamentale e importante e di cui appunto se ne diciamo è veramente opportuno procedere all'approvazione e quindi all'adozione. Ricordo a questo consiglio che l'ente Comune di Agropoli partecipa in varie società, in varie istituzioni, però questo regolamento in particolare si rivolge a quelle che sono le cosiddette società in house providing, ossia quelle aziende da noi partecipate ai quali ci sono degli affidamenti diretti dei servizi e alle aziende speciali, ossia la nostra azienda speciale Agropoli Cerenzo Servizi, ma ricordo a questo comune dall'anno scorso è divenuta azienda speciale anche l'Acquedotti Calore Lucano. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, necessario procedere alla redazione, quindi sottoporre all'approvazione questo regolamento, è ben specificato come si svolgeranno i controlli sia da parte diciamo del Consiglio Comunale sia da parte della Giunta e quindi dai responsabili dei servizi. E penso che sia veramente una cosa di cui ripeto, si sentiva la necessità dell'approvazione e chiedo pertanto che questo Consiglio provveda in tal senso. Prego, consigliere Botticchio. Questo è un regolamento che probabilmente vi è stato imposto voi mesi l'anno scorso quando avete avuto dei controlli, no? Da parte della via. A dire la verità c'è stato anche un invito da parte della Corte dei Conti, una segnalazione a provvedere in tal senso. Abbiamo allargato, abbiamo approfittato. Quindi fino adesso avete agito senza controlli. I controlli li avete messi adesso. I controlli sono stati fatti direttamente dai responsabili dei servizi. In questo modo implementiamo e regolamentiamo come potrà essere svolto il cosiddetto controllo analogo. Finiamola ormai su termine, finiamola di fare demagogia, perché questa mi sembra tanto demagogia, cioè veramente le lusinghe. Adesso voi non approvate niente, voi tanto l'avete fatto perché avete avuto macchine di Dio addosso dove vanno spulciato dalla testa ai piedi perché non si fida nessuno di voi. E quindi adesso avete fatto il regolamento. Però lei giustamente, io l'ammiro, vedi come tanti ammirano me, dice ma ancora sta là a parlare, non ha capito che deve tagliarla, che non c'è trippa per gatto, e così fa lei. Lei continua a fare il bravo samaritano a spiegare. Noi sappiamo bene, io Agropoli Servizi mi faccio i passeggiati. E quindi di che vogliamo parlare? Vi vogliamo ancora le belle parole, io l'ammiro, sono solo belle parole. Lei dovete fare dovete organizzare un controllo, cioè avete creato un regolamento che va a controllare l'Agropoli Servizi perché state attenzionati, è attenzionato. L'hanno girato i 2 milioni all'anno, poi girate l'autovelox, capite? E allora là il problema è all'Agropoli Cilento Servizi. Ma però vi controllate sempre tra di voi, quindi che caspita facciamo? Cioè, sono pure ridicole queste cose, capito? Fanno pure ridere. Perché è tutto là, è tutto gira là. Cioè vai là, trovi un candidato recapaccio. E che fa un candidato recapaccio? Risponde uno, io non lo so chi era. No, dice che si può appigliare belli voti, che fai? Non fai fatica? Ha risposto un signore, ma io non so chi è. Sempre perché... davanti al bar questo. No, davanti all'Agropoli Servizi. Davanti all'Agropoli Servizi. Quindi io voto contro e contro pure a quello che avete proposto prima, perché è stato fatto, voi avete agito senza controlli fino a ieri, perché questo mo va approvato stasera sul regolamento. Quindi contro al 1000 per 1000. Noi siamo felicissimi, molto felici, tutti i controlli che abbiamo avuto, DIA,
polizia, carabinieri, ne abbiamo di continuo tutti i giorni, perché è importante per una persona farsi costantemente dei controlli, si vede il sangue, si vedono i valori, in modo uno sta tranquillo da questo punto di vista, e noi siamo felici dei controlli. Mi pare che fino ad ora, credo sia tutto andato bene, tutto funziona bene, perfettamente, consigliere, al contrario di quello che si augura lei, evidentemente, però noi siamo molto sereni. Non auguro il male di nessuno, io faccio politica. Siamo sereni, siamo tranquilli. Lei ci vede la cattiveria, ma la politica me lo insegna lei, è una cosa seria. Continua a interrompere. Quindi alla politica, perché lei continua dice a interrompere. Abbiamo i controlli. Intanto ve l'hanno imposto e lo dovete fare. Perché dite il contrario? No, adesso facciamo. No, dite, ce l'hanno imposto. Avevamo già un meccanismo di controllo analogo approvato con delibera di giunta al momento della creazione della società Agropolis e Servizi, quando era ancora una società in house. Ok? Quindi dove sostanzialmente l'organo di controllo era la giunta, che in collaborazione con i funzionari svolgeva già questo controllo. Abbiamo implementato e allargato, atteso che la società si è trasformata in azienda speciale, ma di fatto il controllo già esisteva da parte dei funzionari, già esisteva da parte dei revisori, già esisteva da parte degli organi di controllo come la Giunta e il Consiglio Comunale, quando determina il budget iniziale e controlla al termine dell'anno se il budget è stato rispettato come oggi. Già questi sono dei controlli sostanziali, ok? Quindi non è che nessuno ci ha imposto niente. Usa sempre questo termine implementare, me lo vuole spiegare? No, abbiamo implementato. Deve studiare. Qua abbiamo lei studia e capisce quello che dico. Ma lei usa un termine che non conosce, perché la città non è cresciuta in niente, quindi non ha implementato. Questa niente, è una sua valutazione niente. E mi pare che i cittadini. Quindi non conosce il termine, deve studiare, ma abbastanza. Mi pare che fino ad oggi i cittadini la pensano diversamente. Può darsi che fra due anni cambieranno idea e poi vediamo tra due anni se cambiano idea oppure noi, consigliere Botticchio. Giusto, prego, assessore, giusto per precisazione, volevo ricordare al consigliere Botticchio che la norma obbliga limitatamente al il controllo analogo limitatamente alle aziende in house, cioè quelle esterne, perché ricordo che l'azienda speciale è un organo diretto dell'ente e su questo organo l'ente già effettua il controllo analogo, così come lo fa su tutti gli altri servizi che l'ente offre all'esterno, quindi sui vari settori, quindi perché l'azienda è proprio una diramazione diretta del comune stesso, dell'ente stesso, non è assolutamente un soggetto esterno. Ci sono altri interventi, consigliere Di Filippo. Presidente, oltre volevo aggiungere che questo regolamento è stato oggetto anche della nostra commissione istituto di regolamento, dove la dottoressa la consigliere Gisella Botticchio. L'ha proposto lei. Ho proposto. Ma veramente sta scherzando, ne è di finì. Ma veramente vuoi fare stasera? Tu mi stai scongiurando una appressanata. Cioè, ma veramente facciamo qua? Manca fai spettacolo. Lei la consigliera fa. La consigliera ha accettato il regolamento, che è normale. No, se è un regolamento che vi controlla, che non ce la può mai fare il regolamento, per è nato un regolamento, è normale che te lo firma. Consigliere, giusto per domanda, ma il consigliere Botticchio, giusto? Nella commissione ha approvato o positivamente o negativamente il regolamento? Ho approvato la relazione che ha scritto, che per me il regolamento va bene purché sia valido. Quindi ora lo voterà il regolamento? Io l'ho approvato in commissione. No, l'ho approvato anche io in consiglio. Ma io lo voto, il problema è un altro. Che se viene, cioè da quello che vedo all'Agropoli Cinendo Servizio, un regolamento non serve a niente. A voi ci vuole l'esercito di Persano, ci vuole per voi. Oltre per fare polemica, non è da me, lungi da me, non era per... Grazie. Oltre che ha votato positivamente al regolamento, ritengo che invece sia proprio uno strumento utile per le minoranze, che fino ad ora non avevano la possibilità di fare questo controllo analogo sulle società, e proprio il regolamento, come ha valutato anche ha dato un'opportunità in più anche ai consiglieri di minoranza a fare una valutazione ancora più stringente sulle nostre società partecipate. Quindi grazie. Prego, consigliere Vesca. Allora io manifesto la mia astensione per quanto riguarda il regolamento, ma spiego perché. Perché credevo che bisogna coinvolgere, adesso sostenere che forse è stato fatto un regolamento, a me non sono stato assolutamente coinvolto nella redazione di questo regolamento, forse perché non faccio parte della commissione, ma non sono assolutamente coinvolto.
Volevo chiedere un'altra cosa. Io sono sempre favorevole quando si fanno i regolamenti. Da questo punto di vista è sempre un fatto positivo. Un regolarizzare le cose prima che avvengono è sempre una cosa che è positiva. Però io dico questo qua, ma questo regolamento non andrà approvato prima delle delibere dell'Agropoli, dell'Agropoli Cilento Servizi? Cioè io dico, noi abbiamo fatto delle approvazioni per l'Agropoli Cilento Servizi e adesso, non è un fatto di polemica, è una richiesta che io faccio. Non era preferibile portare prima il regolamento e poi approvare le altre delibere dell'Agropoli Cilento Servizi? Perché così regolarizzavamo immediatamente anche quelle delibere. Non sono collegate, consigliere, perché quelle che abbiamo approvato fino adesso sono regolamentate e disciplinate dall'articolo 114 del testo unico, che elenca quali sono gli adempimenti che l'ente deve svolgere nei confronti della, quindi l'approvazione del piano programma, l'approvazione del consuntivo del rendiconto finale dell'azienda speciale stessa. Quindi quelle sono già ben normative e legiferate. Insomma. Quindi questo regolamento non si applica automaticamente all'Agropoli Servizi? Ho spiegato prima. L'azienda speciale non è da equipararsi alle altre aziende partecipate dall'ente, soprattutto le aziende in house providing. Ripeto, le aziende in house providing intendono quelle là a cui l'ente affida direttamente i servizi, quindi già c'è ancora un'altra distinzione da fare rispetto alle altre società partecipate. L'azienda speciale è un organo, come dire, diretto. È una estensione dell'ente stesso, non è considerato in base al testo unico una società esterna, è una estensione dell'ente stesso, è equiparata a un altro ufficio, un altro servizio che l'ente svolge, sì, okay, rivolge nei confronti dell'esterno. Per far capire a tutti, non soltanto a me, ma a tutti, quindi a questo consiglio, ci può fare degli esempi? Ci può fare degli esempi per quanto riguarda le società a cui estendere questo regolamento? In house providing abbiamo, l'unico in questo caso, abbiamo il CST di cui si è parlato prima. Le altre società tipo l'ASIS, tipo di cui noi partecipiamo, ma non abbiamo né la quota così grande in modo che possiamo controllarla, perché abbiamo delle quote di partecipazione in un certo senso consistenti, sì, ma non tali da determinarne il controllo e quindi di determinare le scelte da che fanno queste società. Solo il CST per quanto riguarda le house providing. Quindi è un regolamento che è applicabile in maniera molto limitata, sostanzialmente, per quanto riguarda questo ente. Abbiamo deciso di implementarlo, questo è il termine che usava prima il sindaco. Quindi è un regolamento che si userà poco, praticamente, o niente, questa è la verità. No, come considerava prima il consigliere Di Filippo, no, è stato dato nel regolamento, è stato soprattutto anche nei confronti dell'azienda speciale, è stato dato un potere in più ai consiglieri comunali, assolutamente. Mario, ti dà facoltà di avere un controllo diretto sulle due società. No, però è molto limitata come se... No. È perché se noi abbiamo soltanto una da Agropoli, abbiamo indicato, soltanto questa CST. Ma perché parli di limitato? Fammi capire che significa limitato. Si estende a te, consigliere comunale, sì, la facoltà di andare... Ho capito, però... Ma perché adesso ti preoccupi a tutte? Agropoli Servizi e CST. C'è anche l'azienda speciale Consorzio Lucano, sono tre. Calore. Consorzio Calore Lucano. Calore Lucano. È un'azienda speciale, è stata trasformata la Agropoli Cilento Servizi e la CST Sistemi Sud. Sono tre società, ma fosse anche una, consigliere Pesca. Noi cerchiamo di farci parte dirigente, no? Una, due, tre. I regolamenti si fanno per cercare di consentire a tutti di rafforzare i controlli. Grazie. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Consigliere Coppola. Consigliere Bonora, non è in connessione. Eccola. Bene. Bene, consigliere. Favorevole, consigliere Bonora. Chi si astiene? Pesca. Chi è contrario? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere Coppola.
Consigliere Buonora. Chi si astiene? Consigliere Pesca. Contrario nessuno. Il consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona serata.